benvenuti a questa serata, che è una serata magica forse per Roma, come tante in questo periodo. È una serata in cui la città riparte, è una serata in cui la città si illumina, la vedremo fra poco ripartire con luci nuove, con luci che sono luci ecologiche, e quindi una città che si riscopre anche più verde, che si riscopre dopo un periodo complicato come è stato per tutti quanti, un periodo complicato, e la vedremo nella sua illuminazione. Vedremo l'illuminazione dell'obelisco, quello delle fontane, quella di una piazza che in qualche modo, poi cercheremo di raccontarlo meglio, è una piazza che rappresenta Roma forse più di altre piazze. Però vogliamo cominciare questa serata con un altro regalo, che è un regalo nel regalo, e invito a raggiungermi qui il maestro Franco Ricordi, il maestro in queste settimane. Maestro. È un scrittore, un filosofo, uno scrittore, e in queste settimane sta facendo un regalo nel regalo alla città, perché sta interpretando la Divina Commedia e sta regalando 20 serate, 21 serate se non sbaglio, alle Terme di Caracalla, con un'interpretazione dei tre canti, tutti e tre se non sbaglio. Anche delle tre canti, che Inferno, Purgatorio, Paradiso, naturalmente. E allora adesso noi ascoltiamo quello che lei ci vorrà regalare. Grazie. Grazie, un saluto a tutti. Che magnifica emozione poter proporre il primo dei nostri poeti, Dante, in questa splendida piazza, anche perché da tanti anni, dovete sapere, io ho ereditato, permettetemi di dirlo, una possibilità di teatralizzare appunto la commedia, opera eminentemente teatrale, si chiama commedia non per caso, in realtà si tratta di una tragedia a lieto fine, e per tanti anni l'ho fatta in tutta Italia e in tutto il mondo. Permettetemi, la tournée che ho fatto con Dante sinceramente non l'avrei mai immaginata, da Mosca a Buenos Aires, da Guatemala, ad Algeri, in tutta Europa, e continuerà post-Covid, proprio perché Dante è un poeta universale. C'è un solo poeta che tenga testa a Dante su scala universale, si chiama appunto William Shakespeare. Dante e Shakespeare sono i due fari illuminanti dell'Occidente, però Dante è nostro. Dante è il poeta che ci ha dato la lingua, questa bellissima lingua che noi parliamo tuttora, e per tanti anni l'ho fatto tra le Terme di Diocleziano e altri luoghi della Roma antica, però quest'anno ho inteso, ringrazio la soprintendenza, regalare tutte e tre le cantiche per 21 serate alle Terme di Caracalla, dove non ci sarà, come sapete, l'opera, e fino al 2 settembre saremo lì nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, e spaziando per tutte e tre le cantiche, Inferno, Purgatorio, Paradiso, perché bisogna conoscerla tutta la commedia, non solo l'Inferno, che lo so ci prende di più in un primo momento a tutti quanti, ma poi si capisce come la vera realizzazione di Dante, autore e protagonista della commedia, è appunto il paradiso attraverso il purgatorio, quindi è un poema completo, straordinario. E Roma poi è la prima città che viene citata, come sapete, proprio nel primo canto, quando lui incontra Virgilio, questo ve lo ricordate tutti, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, ecco, questo smarrimento, che la diritta via era smarrita, che lui prova, e che è abbastanza simile a questa situazione di smarrimento in cui ci siamo in tutto il mondo incontrati, e che adesso stiamo cercando di superare. E Dante, credetemi, ci viene incontro come un'ancora di salvezza, anche in questo caso. Dante è per noi quello che Virgilio fu per lui, un'ancora di salvezza.
e quindi c'è anche una ragione etica, oltre che estetica, naturalmente, della bellezza di questi canti e di questo susseguirsi drammaturgico di situazioni e di personaggi in cui lui si identifica. Il leitmotiv della commedia è comunque il tema dell'amore. Guardate, nessun poeta, ma nessun filosofo, da Platone a Hegel, da Empedocle a Nietzsche, ha tematizzato anche filosoficamente il senso dell'amore, come ha fatto Dante. E non è solo l'amore di Paolo e Francesca, che tutti vi ricordate, che ho recentemente proprio interpretato lì alle Terme di Caracalla, ma anche un altro amore, un amore forse ancora più importante, che è la ragione poi filosofica della commedia, è l'amore per la conoscenza, appunto la filosofia, che Dante tematizza in un personaggio, che è quello che vi proporrò questa sera. Dura solo 5 minuti, ma seguitemi per questi 5 minuti che sono belli, ve lo assicuro, e che è il personaggio, secondo me, più importante della Divina Commedia, proprio perché lui si identifica in questo personaggio che prende da quello che lui chiama il poeta sovrano, Omero. Il personaggio, naturalmente, è Ulisse. Ulisse, protagonista del 26esimo canto dell'Inferno. Ecco, Dante, io vi dico, è Ulisse. La Divina Commedia è una riscrittura dell'Odissea in chiave, appunto, ai tempi del Medioevo cristiano, che poi arriva fino a noi per altri motivi, per altre motivazioni. E infatti Ulisse è il solo personaggio che venga poi rievocato anche nel Purgatorio e nel Paradiso. E quindi lui arriverà a Beatrice, che, come sapete, è proprio il fine del suo lungo viaggio, alla sua donna, ma Beatrice sarà insieme la sua Penelope e la sua Minerva, la sua Atena, quella che proteggeva Ulisse. E quindi in questo canto, in cui lui riprende Ulisse dall'Odissea, ma gli fa fare un altro viaggio, un viaggio al di là delle colonne d'Ercole. E infatti in questo canto si anticipa, come molti hanno detto, la scoperta dell'America un secolo e mezzo prima. E quindi lui gli fa fare un altro viaggio che però finisce tragicamente. Ulisse in questo caso muore sovrastato da questo maremoto, e però sarà Dante a riprendere il suo messaggio, il suo testimone, per riportarlo alla salvezza, che non è la salvezza nell'aldilà, guardate, è la salvezza nell'aldiquà, la salvezza di tutti noi, attraverso appunto questa tragedia che viene consumata. Queste che seguono sono le parole di Ulisse. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro me l'ardore, ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi fin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi a ciò
che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Siviglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Miei compagni fec'io sì aguti con questa razion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso, che non surgea fuor dal marin suolo. 5 volte racceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna. Poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque, percosse del legno il primo canto, 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa prora ire in giù, come altrui piacque, in finché il mar fu sovra noi richiuso. Grazie. Dante Urbi e Torbi. Grazie. Grazie davvero Franco Ricordi. Dicevamo prima che questa è una serata in cui Roma torna a illuminarsi di una luce nuova, e questa è una piazza particolare forse, è una piazza che un po' come tutta Roma è una fabbrica, ce la immaginiamo così da sempre, invece insomma lo è diventato piano piano nel tempo, in un tempo anche relativamente recente. Ma dicevo prima che forse è una piazza che rappresenta Roma perché è al suo centro, perché consente a chi ci sta di sentirsi in mezzo alla romanità, in mezzo ai romani, eppure sentirsi anche da soli, riuscire a guardarla come se fosse la ti regala la possibilità di metterti in un angolo e guardarla un po' da fuori, e forse di questa sera la vedremo con meglio, con delle luci nuove. E questo è un tassello in un percorso che stiamo compiendo in queste settimane. Le illuminazioni hanno regalato nuova vita a tanti posti cari ai romani e cari ai turisti, Santa Maria in Trastevere, il Pantheon, l'Arco di Costantino. È un modo per volere bene alla città, forse è un modo per prendersene cura. E allora sul palco chi della città si deve prendere cura? La sindaca Virginia Raggi. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. È vero, questa è una serata magica, come ci state raccontando, come ci state facendo vedere. Noi questa sera continuiamo, da un certo punto di vista, continuiamo un percorso che abbiamo avviato con Acea e con Areti, un percorso di illuminazione dei punti più importanti dal lato artistico, dal lato culturale, i nostri monumenti, le nostre bellezze, le nostre fontane. È un percorso che è iniziato qualche tempo fa,
a Capodanno del 2018 con l'illuminazione del Palatino e poi il Tempio Maggiore della Sinagoga e poi ancora San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Trastevere, il Pantheon, l'Arco di Costantino e ancora tanti piccoli, anche angoli, della nostra città che al buio sembrano scomparire e che ci accompagnano di solito durante il giorno, dove forse siamo più indaffarati a correre da una parte all'altra e non ce ne rendiamo neanche conto. Invece la sera, con queste illuminazioni artistiche, riusciamo a restituire tutti i particolari e diventano una meraviglia. Noi vogliamo che la nostra città sia una meraviglia per noi e per i turisti, per i tanti turisti che in parte stanno tornando e che torneranno e che vogliamo accogliere a braccia aperte, perché Roma è una città sicura, è una città che ha superato il periodo del Covid con una grande forza, con una grande determinazione. Diciamocelo, noi romani abbiamo dato una grande prova di noi e adesso siamo pronti di nuovo ad accogliere i turisti che fanno parte della nostra città. È un momento in cui la città rinasce, è un momento in cui la città si rimette in moto, forse in modo diverso, guardandosi e guardandoci in modo diverso, ma dobbiamo ripartire. Abbiamo necessità che la città torni un po' anche a correre, abbiamo necessità che in questa città torni anche il lavoro, perché diciamocelo, il Covid non ha lasciato solo degli strascichi dal punto di vista sanitario. La parte più impattante è stata quella sulla ripresa economica. Ebbene, in questo momento noi abbiamo bisogno di restituire fiducia e speranza ai tanti lavoratori che sono rimasti drammaticamente senza lavoro. E allora vedere che piano piano con i tavolini in strada le persone si riavvicinano e godono anche di queste belle giornate, belle serate che Roma offre, ha sempre offerto. Vedere che piano piano i turisti rianimano i nostri vicoli, le nostre strade, beh, ci riempie di speranza, ci fa quasi sorridere. Se gli anni scorsi parlavamo di un sovraffollamento da turismo, quest'anno diciamocelo, ci mancano un po' perché ormai fanno parte di noi. Ci faceva piacere e ci fa piacere girare per la nostra città e vedere che comunque è tanto amata da tutto il mondo e vengono a vederla e vengono a visitarla. Quindi noi siamo qui ad accogliere i turisti e i romani che forse in questo periodo se la stanno anche un po' godendo come turisti. Siamo qui ad accogliervi tutti a braccia aperte, regalandovi piccoli attimi di magia, perché Roma sa fare anche questo, proprio valorizzando tanti angoli o tante piazze che anche la notte possono apparire meravigliose tanto quanto lo sono di giorno, forse un po' di più con quell'aura di mistero che la notte sa regalare con un'illuminazione particolare. Allora permettetemi di ringraziare Acea, che è la nostra compagna di viaggio, Acea e Areti, che sono le nostre compagne di viaggio in questi percorsi di illuminazione artistica, e per Acea voglio ringraziare l'ingegner Giovanni Papaleo, il direttore operativo di Acea, e Alberto Scarlatti, che è il responsabile e l'amministratore di Areti, e con loro tutti i tecnici che in maniera incessante hanno lavorato per tutte queste illuminazioni. E vi dirò un'altra cosa, gli operai di Acea, i tecnici di Acea, anche durante il Covid hanno lavorato incessantemente per mantenere i nostri impianti in piena efficienza, affrontando anche un periodo complesso senza mai tirarsi indietro. A loro va il mio più profondo ringraziamento. Se lo meritano come tutte le persone, tutte quelle categorie che sono state impegnate in prima linea durante il Covid e hanno consentito alla città di Roma e all'Italia di andare avanti, mentre noi dovevamo comunque rimanere nelle nostre case. Quindi ci sono delle persone che hanno lavorato tanto e gli va riconosciuto il loro lavoro. Ancora, permettetemi di salutare con affetto il rettore della Chiesa degli Artisti, Don Walter Insero, che è qui con noi. Permettetemi di ringraziare anche il maestro Ricordi, che ci ha voluto regalare il cantico di Ulisse. E mi permetta, maestro, lei ha detto che sarebbero stati solo 5 minuti. Noi ne avremmo accolti volentieri altrettanti.
Il suo percorso è stato e la sua interpretazione è stata per noi estremamente interessante. Ci ha fatto capire, come ha detto lei, che noi siamo qui per conoscere, per imparare. Ed è vero, Dante ci può accompagnare in questo momento di smarrimento, ma ce la faremo anche noi come ce l'abbiamo fatta fino adesso. Basta solo continuare ad avere molta fiducia nel futuro e in noi stessi. E siamo qui per questo, proprio perché abbiamo fiducia e vogliamo ripartire, e vogliamo farlo tutti insieme. Ancora, voglio ringraziare e salutare la banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, che ci accompagna durante i momenti speciali che vogliamo sottolineare. Voglio ringraziare anche gli artisti che si sono esibiti prima, che ci hanno introdotto questa serata. E poi permettete un ringraziamento speciale a Daria Paoletti, giornalista di Sky, che ora non vedo perché ho queste luci, eccola lì, puntata qui davanti, che ci aiuta ed è un po' la nostra madrina in questa serata. Quindi grazie davvero a tutti per essere qui, grazie per continuare ad avere fiducia e speranza in questa rinascita di Roma, perché noi andiamo avanti, davvero, tutti insieme. Sindaca, le chiedo di restare qui, tra i nomi che ha evocato c'è quello di Giovanni Papaleo, a cui chiedo di raggiungerci sul palco, perché per fare tutto questo serve una parte pratica, una conoscenza che Acea mette al servizio della città. Buonasera a tutti, ringrazio la sindaca per le bellissime parole che ha espresso per Acea. Sono un po' emozionato in questa piazza perché veramente meravigliosa, e trovare le parole poi per descrivere le emozioni e quello che è stato fatto non è molto semplice. In ogni caso, dal punto di vista tecnico, sono stati rivisti tutti gli impianti di illuminazione artistica della piazza, sono stati installati 6 proiettori per garantire la migliore illuminazione dell'obelisco, sono state ristrutturate le vasche l'illuminazione delle 4 vasche della fontana, delle fontane dei Leoni, e sono state anche sostituiti tutti i LED LED di seconda generazione, sia il Nettuno che la fontana della Dea Roma. E come diceva la sindaca, per noi è stato un periodo molto difficile, abbiamo comunque cercato di garantire alla città tutti i servizi primari, soprattutto l'acqua e la luce. Devo ringraziare tantissimo le persone che stanno sul territorio di Acea, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla città. Per me è un particolare onore far parte del gruppo Acea, e mi auguro che questo percorso di valorizzazione della nostra società e della città possa continuare. Grazie mille. E allora, adesso noi tre torniamo ai nostri posti, perché la parola magia l'abbiamo evocata tante volte, questa sera lo faremo fino alla fine, e per farlo non ci deve essere nessuno qui e forse deve essere ancora un po' più buio. Massimo! Ciao!
Thank you.
Grazie per questa rappresentazione, per questa, stasera la userò tantissime volte, ma c'è poco altro da dire, per questa magia nella magia. Io a questo punto, anche senza faro, inviterei sul palco qui con me la sindaca Virginia Raggi, se mi raggiunge il dottor Papaleo, perché ci siamo. Ci siamo, la vedrete illuminarsi un po' alla volta, a partire dall'obelisco, perché è il fulcro della piazza, e poi piano piano una lentezza che ci consente anche di scoprirla di nuovo, pezzo pezzo questa piazza, le fontane e tutto quanto il resto. E quindi, insomma, io, se siete d'accordo, spegnerei proprio tutto per potercela godere fino in fondo. E lascio il microfono alla sindaca, che ci fa il countdown. 3, 2, 1. Ecco, allora, da 3 quindi, da 3. Però mi dovete aiutare, così viene meglio. Quindi si parte con 3, 2, 1, via! Però, beh, col buio la magia era tanta, devo dire che al buio la magia era tanta, però anche con la piena illuminazione, insomma, questi monumenti tornano a splendere, e spero che sia un modo per tutti quanti di alzare la testa, dare uno sguardo in su quando passiamo in questa piazza, o guardare le nostre fontane che ci accompagnano nelle nostre serate romane. Grazie davvero a tutti. Grazie. Grazie sindaca. Grazie davvero, grazie al dottor Papaleo. Noi adesso piano piano ce le scopriremo nei dettagli che i LED ci consentono di vedere meglio. Io lo volevo fare all'inizio, ma lo faccio alla fine. Ringrazio la sindaca, ringrazio il suo staff, ringrazio Teo, ringrazio Tiziana, che per voi non sono nomi, ma mi hanno consentito di vivere questa serata, e senza di loro io Roma così non l'avrei vista, e dunque grazie davvero. E siccome questa è una serata romana, a questo punto la banda della Polizia Municipale di Roma Capitale ci regala due ricordi, due inni a due romani d'eccezione, che sono Alberto Sordi e il maestro Morricone. E con questa musica io vi ringrazio davvero e vi auguro una buona proseguimento di serata. Grazie.
Bravi!